L'iniziativa, io sono particolarmente affezionato perché appena nominato, insomma, partecipai alla prima edizione che in quei giorni, a pochi giorni insomma, dalla mia nomina si svolgeva e quindi sono rimasto affezionato perché è stata praticamente la prima iniziativa a cui ho partecipato che non riguardasse solo lo sport in se stesso, ma come è stato ben detto prima, va oltre lo sport. È importante perché sport, gioco, relazione fa sì che i giovani riescano a sentirsi vicini ai propri quartieri anche attraverso, come dire, il solo individuare il logo, diciamo, aiuta a sentirsi vicini e a far sentire vicino, come dire, anche la cosa pubblica, perché quando si sta vicino ai quartieri, alle cose, insomma, spesso altri linguaggi non riescono ad arrivare. Con lo sport si riesce a far dialogare nazioni in guerra. Mandela diceva che lo sport, una frase celebre, un passaggio, lo sport parla ai giovani un linguaggio che loro capiscono. E questo è importante. Lo sport deve essere, lo sport, l'attività fisica, insomma l'attività motoria, adesso la metto più larga, però deve essere inteso, e lo stiamo intendendo anche a Cagliari, non più come un argomento settoriale e specifico, ma intersettoriale, multisettoriale, cioè mette insieme lavori pubblici, mette insieme socialità, mette insieme relazione, mette insieme cura dei quartieri, appunto, mette insieme settori diversi, e questo deve essere lo scopo. Sottolineo che è importante, è stato detto da Suor Silvia, il coinvolgimento delle scuole. A Cagliari da 2 anni, insomma, con il nuovo consigliatore, il sindaco ha fatto una scelta importante, quella di mettere lo sport insieme alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili. Non più da solo, non più col turismo, come poteva essere un tempo, ma insieme agli altri settori che parlano di educazione, perché lo sport deve essere uno dei tasselli dell'educazione e della crescita, è una sorta di assessorato alla crescita quasi, direi, perché mette insieme appunto la scuola, gli asili, e le politiche giovanili per chi è già alle superiori, diciamo, e lo sport. E questo è importante, molte delle scuole anche in città lo stanno comprendendo, lo stanno facendo, e gli istituti comprensivi citati sono quasi più del 50% degli istituti comprensivi di Cagliari, manca poche cose, insomma, perché poi manca Pirri, perché la scuola di Santa Teresa praticamente l'anno prossimo passerà all'istituto comprensivo di Pirri, cambia istituto comprensivo. Sì. Però manca ancora qualcosa, però i quartieri, quando si dice che vivono una situazione di disagio, io vorrei soltanto, e chiudo, in ogni quartiere della città, anche quelli centrali, ci sono sempre dei problemi, in alcuni casi dei piccoli rioni magari hanno una situazione di disagio pur essendo in centro, e magari quartieri più periferici invece vivono delle situazioni più tranquille. Quindi è importante aver coinvolto anche quartieri centrali, Stampaccio e Marina sono i quartieri storici, e quindi io credo che sia importante mettere anche in relazione centro e periferia, e farlo sempre allargando di più il quadro. Oggi siamo qui, come ormai da 4 anni, per presentare la Coppa Quartieri. È un bel ritrovarsi, ma vorremmo oggi soprattutto mettere l'accento sulle novità, sulle cose che sono un pochino cambiate o migliorate. Novità sono che quest'anno ci sarà un quartiere in più, i quartieri sono passati da 5 a 6, e quindi c'è stato un miglioramento in termini di quantità, ma soprattutto in termini di qualità. La partecipazione quest'anno è stata molto forte e sentita, e si è visto un grande spunto da parte di tutti gli enti coinvolti e i quartieri coinvolti, che vi spiegherà meglio poi Suor Silvia. Noi come fondazione siamo sempre felici di portare questa iniziativa che abbiamo portato da Milano, che però sta prendendo un'identità sempre più unica e inaspettata qui a Cagliari, nel senso è un progetto che sta prendendo corpo e che si sta man mano arricchendo di varie iniziative corollarie. Quest'anno abbiamo, dall'analisi anche dei punti di forza e delle criticità del torneo, siamo da settembre che ci siamo seduti a tavolino con i referenti dei vari enti, un torneo che
è nato dall'idea della fondazione che porta questa esperienza da Milano. L'abbiamo accolto e poi l'abbiamo co-costruita con i vari enti, e quest'anno chiaramente tutti avevamo, dall'esperienza dell'anno scorso, abbiamo provato a ripartire dall'analisi dei punti di forza e delle criticità. E quindi siamo qui alla presentazione di questa esperienza, che quest'anno, oltre all'aumento numerico da 5 ai 6 quartieri, abbiamo un tassello importante che è sceso in campo insieme a noi, cioè la scuola. È stato importante il lavoro di tutti i referenti degli enti capofila nei vari quartieri, il coinvolgimento delle scuole sia nella sensibilizzazione, scuole che hanno accolto e aperto le loro strutture per lo svolgimento del torneo. Pensando quest'anno, una parte importante, una criticità che abbiamo avuto l'anno scorso, è reperire anche gli spazi dove poter giocare. Quest'anno sono le scuole che ci stanno accogliendo. Questo è un punto fondamentale, perché ho fatto questa riflessione. C'è un detto africano che dice: per crescere un fanciullo ci vuole un intero villaggio. Non abbiamo i villaggi, abbiamo i quartieri. Per crescere un bambino ci vuole un intero quartiere, e un quartiere vuol dire anche tutte le agenzie educative. La Coppa Quartiere ha questo obiettivo: unire le agenzie educative all'interno dello stesso quartiere per poter rendere un percorso etico, morale, educativo, univoco e coerente per i ragazzi che vivono quel quartiere. Due passaggi in più quest'anno nel quartiere per sviluppare il senso di appartenenza, che è un altro obiettivo del torneo. Ogni quartiere con i ragazzi ha creato il suo logo. L'anno scorso abbiamo creato il logo Coppa Quartieri, Città di Cagliari. Quest'anno ogni quartiere si è creato il suo logo personale, e abbiamo messo su anche l'inno, proprio perché anche l'inno e il quartiere possono sviluppare questo senso di appartenenza da parte dei ragazzi. Sappiamo che per una come me che lavora nel sociale, il senso di appartenenza in questo momento è un deficit al quale i ragazzi ci rimproverano a noi adulti, perché dicono: a chi apparteniamo? Passare per un logo, passare per un inno vuol dire anche passare per un'identità di appartenenza. Il Cagliari in questo caso fa quello che è giusto fare, supporta questa bellissima iniziativa, ringrazia chi effettivamente l'iniziativa la porta avanti con tanta passione, con tanta forza, da Suor Silvia alla Fondazione Giunini, a tutti quelli che sono stati già citati, che sono coinvolti nell'attività. A loro va il plauso, perché poi alla fine noi ci mettiamo volentieri la faccia, diamo visibilità all'iniziativa della Coppa Quartieri, però poi portarla avanti tutto l'anno, pianificarla, organizzarla, fare in modo che tutto vada per il verso giusto e che ogni anno si porti un coinvolgimento e dei risultati che sono sempre maggiori, insomma il merito è sicuramente loro. Noi diamo il piccolo supporto che riusciamo a dare. È un'iniziativa molto importante, poiché io poi sento anche particolarmente, perché io in uno di questi quartieri ci sono nato e cresciuto, ci ho fatto le scuole a San Michele, ho giocato anche nella San Massimiliano Kolbe con risultati che non sono passati negli annali, ma fortunatamente, e so bene che in questi quartieri così, così belli ma così complicati bisogna avere la fortuna di avere una famiglia attenta che ti supporti, ma lo sport gioca un ruolo fondamentale. Io l'ho visto anche da tantissimi miei amici, il gruppo con il quale poi passavamo le giornate, i pomeriggi a giocare a calcio tutti assieme, alla fine un gruppo che tutto sommato ha superato le difficoltà, perché lo sport alla fine ti insegna delle regole molto semplici, ma se ci stai dentro e le rispetti poi vai avanti ed esci sempre dalle difficoltà con il gruppo. Altrimenti ti perdi. Ecco, portare avanti nei quartieri con questa passione, con questa forza, questi valori, credo che sia qualcosa di assolutamente utile. Quindi ancora complimenti e in bocca al lupo. Qualche anno fa Ilaria Nardi e Giovanni Pasculli chiesero un appuntamento al CONI. Volevano semplicemente illustrarmi qual era
il progetto che portavano avanti in Lombardia, denominato Cannavò, perché assieme a loro inventarono questo della Fondazione Giulini con Candido Cannavò. Io li ascoltai, chiesi quali erano i loro progetti e i loro programmi e naturalmente mi convinsero, non fosse altro perché le idee collimavano con quelli che erano anche i programmi e i progetti che il CONI regionale voleva portare avanti, il problema dei ragazzi. E allora stipulammo una convenzione, a zero lire naturalmente, perché soldi non ne avevamo, e non immaginavo che Ilaria e Giovanni portassero avanti un progetto così importante, coinvolgendo naturalmente tutta una serie di figure professionali all'interno della nostra isola che stanno naturalmente portando a questi risultati. Il primo che fu coinvolto fu Cannavera, che con me già aveva avuto rapporti di collaborazione quando era assessore al comune di Cagliari, ragazzi che avevano problemi esistenziali, Santolia in particolare, quindi coinvolgimento. Poi il carcere minorile, dove da qualche giorno fa è stata inaugurata una manifestazione meravigliosa grazie alla direttrice, una donna eccezionale, splendida, come suor Silvia, dinamica, sveglia e quant'altro. Poi il CONI, dopo una serie di incontri, sollecitò il coinvolgimento dei comuni al di fuori delle grandi città e loro andarono sul territorio, cominciarono a frequentare le scuole e naturalmente ci fu, diciamo così, un modo di collaborazione molto simpatico. Hanno avuto l'opportunità di portare qualche giocatore del Cagliari, quindi i ragazzi si entusiasmavano e naturalmente la fondazione andava avanti. Ultimo, con il microcitemico, con Lella Nardi, che stiamo cercando di portare avanti un progetto dove saremo coinvolti anche noi, e loro ci hanno già preceduto. Quindi, come vedete, è una fondazione che sta dando grandi risultati. Non ultimo, l'intervento meraviglioso fatto da suor Silvia. Io penso che sia un'eccezione in questo mondo, diciamo così, un po' trascurato per quanto riguarda lo sport, in questo mondo dove si pensa a tutto fuorché naturalmente ai nostri ragazzi. La suora ha avuto questa intuizione di coinvolgere questi 6 quartieri di Cagliari, da 5 sono passati a 6, non sono pochi, con un progetto, con un programma che ci soddisfa tutti quanti.